Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento del TG Track, il primo telegiornale dedicato al camionista, alle notizie di logistica, trasporti e di pullman. Inversione AU sulla superstrada, la folle manovra del camionista. Pericolosissima inversione AU da parte di un camionista nel tratto di superstrada che attraversa il comune di Breno. La manovra è stata ripresa da una dashcam installata su un'auto in transito. Poi il video è stato pubblicato su Facebook, diventando subito virale con oltre 45.000 visualizzazioni e centinaia di condivisioni di commenti, la maggior parte dei quali giustamente aspramente critici contro il camionista. Pazzo, per non dire altre parole, a gente così bisognerebbe togliere la patente a vita. Una manovra da criminale, non ha nemmeno sfruttato lo slargo della piazzola per rintracciare un po' di meno. Dovrebbero revocare la patente, si legge tra i tanti messaggi pubblicati. www.bresciatoday.it. Schiacciato da una ruspa in una cava, muore camionista 68enne. Un camionista di 68 anni è morto schiacciato da una ruspa in una cava di sabbia nella golena del Po a Guastalla, nella Bassa Reggiana. È successo nella mattinata di venerdì 6 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, un operaio addetto alla guida del camion, si trovava vicino al suo mezzo, che doveva essere caricato di sabbia da una ruspa condotta da un altro operaio. Quest'ultimo, in fase di manovra, non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo e lo avrebbe travolto. Non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati vani, il decesso è stato quasi immediato, il mezzo è stato sequestrato. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale della medicina del lavoro. www.rainews.it. Notte folle in autostrada, tir contro mano, camionista fermato in Val di Magra. Una tragedia scampata solo con il blocco temporaneo della 12 in direzione alla Spezia per un tir che ha imboccato contro mano l'autostrada da Viareggio. Il camionista è stato fermato e, stando a quanto si apprende, sarebbe risultato positivo all'alcol test. Il tempestivo intervento della polizia stradale ha permesso che la vicenda non si tramutasse in una terribile pagina di cronaca. Tutto è cominciato ieri sera, poco dopo le 22:30, quando sui pannelli dell'autostrada sono comparsi messaggi di allerta che segnalavano un mezzo pesante contromano, appunto, tra l'allaccio della 12 e della A15. La polizia stradale ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza gli automobilisti in un tratto abbastanza frequentato e trafficato, con la concomitanza del sabato sera, e a seguire il tir che proseguiva nel suo pericolosissimo viaggio. La stradale ha bloccato tutte le auto in transito in prossimità della stazione di servizio Magra Ovest e per sicurezza è stata disposta la chiusura del tratto fino a che non è stato raggiunto e fermato il mezzo pesante in un'area di sosta all'altezza di Luni. L'uomo, all'interno dell'abitacolo, è di origine ucraina e si presentava in confusionale. Sul posto è stata inviata anche un'ambulanza della pubblica assistenza di Vezzano Ligure per controlli sanitari. Come detto, sottoposto all'etilometro, il camionista sarebbe risultato positivo e preso in custodia dalla polizia stradale. Le indagini proseguiranno. www.cittadellaspezia.com. Scontro tra quattro camion, morto un camionista, grave un altro. Un grave incidente è avvenuto poco prima delle 14 lungo l'autostrada A4 sul viadotto dell'Attagliamento in direzione Venezia. Nel tratto a tre corsie, al chilometro 464, all'incrocio tra i comuni di Rochis, Udine e San Michele di Attagliamento, Venezia, un mezzo pesante ha intamponato un bisarca. Nell'incidente è morto un autotrasportatore e un altro è rimasto gravemente ferito. Un terzo è quasi illeso ed è proprio lui che ha lanciato l'allarme assieme ad alcuni automobilisti. Nell'urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti, tra cui un articolato che trasportava granaglie, e il materiale si è riversato sull'asfalto, occupando anche la corsia di sorpasso e veloce. Per consentire l'arrivo del soccorritore e la bonifica della sede stradale, è stato chiuso l'ingresso al casello di Latisana, in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste. Al momento ci sarebbero code a un aumento da San Giorgio di Nogaro al nodo di Portogruaro. La vittima era rimasta schiacciata nella cabina del proprio camion e, quando è stato raggiunto e liberato dal soccorritore, era già deceduto. www.ansa.it. Camionista fa male i calcoli e distrugge un elicottero sotto un ponte, danno da 30 milioni di euro. Capita di vedere camionisti e autotrasportatori sbattere con i loro mezzi sotto ponti troppo bassi, ma quando è successo ad un camionista in Lusitania, negli Stati Uniti, ha provocato un danno di un'entità difficilmente eguagliabile. In questo caso, lo sfortunato autotrasportatore ha impattato contro un ponte mentre trasportava un elicottero nuovo, distruggendolo quasi sicuramente in modo irreparabile. Il meccanismo del rotore principale dell'elicottero si è scontrato con i supporti in acciaio e cemento del ponte, separando di netto l'unità dal resto dell'elicottero, con conseguente fuoriuscita di fluido idraulico. Secondo quanto riportato, il camionista è stato citato per manovre negligente, mentre il ponte non ha subito alcun danno rilevante. Il velivolo danneggiato è uno Sikorsky
Dino S-92, un grande elicottero da trasporto utilizzato sia per compiti civili che militari. Le compagnie impegnate nell'attività di esplorazione ed estrazione di petrolio e di gas utilizzano spesso l'elicottero S-92 per trasportare il personale sulle piattaforme offshore, sfruttando il fatto che la versione civile del veicolo può essere equipaggiata con 19 posti e offre un'autonomia di circa 1000 km. www.motorionline.com. Incidente Mestre, trovata scatola nera pullman, carte sul cavalcavia entro cura da un anno. Da quanto emerge, gran parte della documentazione sul pessimo stato della struttura in cui è avvenuto l'incidente, che è costato la vita a 21 persone, si trovava già in procura a Venezia già da più di un anno. Intanto il materiale da consegnare ai periti per costruire le cause di quanto è successo è pronto. Gli investigatori sulla strada hanno individuato 27 elementi utili all'indagine, oltre alla scatola nera e alle testimonianze, attesi anche i risultati dell'autopsia sul corpo del conducente. Mentre i periti sono pronti ad analizzare il materiale, tra cui la scatola nera del pullman, che aiuterà a ricostruire la dinamica di quanto è successo a Mestre, spuntano nuovi dettagli sul cavalcavia in cui è avvenuto l'incidente, che è costato la vita a 21 persone che erano a bordo del bus precipitato. Da quanto emerge, gran parte della documentazione sul pessimo stato della struttura si trovava già in procura a Venezia da più di un anno. A dirlo è il Gazzettino, secondo cui il materiale era stato acquisito dagli uffici giudiziari in base ad articoli di stampa che riportavano il grave stato del cavalcavia, dopo le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici Renato Borasso, che richiedeva un intervento urgente sulla struttura stradale. Non si sa ancora se la procura, dopo aver analizzato le carte, abbia assunto qualche ulteriore iniziativa oppure no. tg24.sky.it. Autobus ATM travolge un uomo sulle strisce, morto il 48enne Fabio Buffo. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus ATM sulla linea 175 a Milano. L'incidente tra viale Enrico Forlanini e via Eugenio Belloccio è avvenuto intorno alle 9.30 di domenica. La vittima, Fabio Buffo, stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al suo cane. A darne notizia sono i soccorritori dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che sono intervenuti con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte del 48enne. Soccorso in codice verde il conducente del bus, un 50enne sotto shock. Oltre al personale sanitario, nel vialone che porta verso l'aeroporto di Milano Linate sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi, il personale dell'agenzia trasporti milanese e i vigili del fuoco del comando provinciale. Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamenti, ma dalle prime evidenze sembra che chiaro che l'uomo fosse sulle strisce pedonali. L'autobus arrivava da viale Forlanini in direzione aeroporto, all'incrocio con via Belloccio. Ha svoltato a destra ed ha investito il passante. Non è chiaro se l'utilitaria ne era parcheggiata sullo stesso passaggio pedonale per sostituire una ruota abbia in qualche modo maniera ostacolato la visuale e distratto il conducente del messo ATM. Fabio Buffo viveva nel quartiere e molti lo conoscevano. Lascia una moglie e due figli piccoli. www.milanotoday.it. Trasporto merci via aerea. Partito da Malpensa, il primo volo italiano di MSC è partito dallo scalo di Malpensa, il primo volo italiano operato da MSC Air Cargo, la divisione del gruppo MSC per il trasporto merci per via aerea. Il Boeing 777-200 Fighter è atterrato nello scalo lombardo proveniente dall'aeroporto di Liegi per poi ripartire alla volta di Tokyo in Giappone. Il primo volo di un collegamento settimanale operato da ogni venerdì con partenza alle ore 15.55 da Malpensa e arriva a Tokyo alle 15, ora locale. L'aereo ha capacità a pieno carico fino a 100 tonnellate e sarà principalmente dedicato all'export di prodotti Made in Italy ad altro valore aggiunto, tra cui alta moda e accessori, destinato ai mercati del Far East. Siamo lieti di aver celebrato questo primo importante volo dedicato al mercato italiano insieme ai nostri clienti, ha commentato Gianni Dever, Senior Vice President di MSC Air Cargo, e siamo ancora più soddisfatti di poter assicurare alle preziose merci italiane un collegamento efficiente e settimanale verso alcuni dei mercati oggi più effervescenti per l'export di prodotti ad alto valore aggiunto. Lo sviluppo di MSC Air Cargo è appena all'inizio e abbiamo un programma importante di investimenti per realizzare sempre più soluzioni di trasporto aereo per tutti quei prodotti che devono raggiungere la destinazione finale nel modo più efficiente e in via prioritaria. www.ilgiorno.it. Cina, volume a trasporto merci su strada più 7,7% nei primi 8 mesi. Il volume del trasporto merci su strada dalla Cina è aumentato del 7,7% su base annua nei primi 8 mesi di quest'anno, come mostrato dai dati ufficiali. Un totale di 26,12 miliardi di tonnellate di carico merci su strada sono stati trasportati durante il periodo, secondo il Ministro dei Trasporti. Solo nel mese di agosto il volume del trasporto merci su strada in Cina è aumentato di 3,57 miliardi di tonnellate, come rilevano dei dati. Nel periodo gennaio-agosto la provincia cinese nord-orientale dello Jilin ha registrato il maggior aumento su base annua del volume di trasporto merci su strada, pari al 28,7%, seguito dalla provincia cinese nord-occidentale del Qinghai e dalla provincia cinese centrale dell'Hubei. www.elivbrescia.it.
nascerà un nuovo operatore europeo per logistica e e-commerce. Ceva Logistics, controllata dalla compagnia CMA GMG e la società di distribuzione di elettronica di consumo e prodotti culturali Fnac Darty, hanno annunciato il 5 ottobre 2023 la nascita di una joint venture chiamata Weaven per offrire servizi di logistica per il commercio elettronico, compresa la gestione completa dei marketplace, la vendita diretta ai consumatori e la consegna omnicanale. Fnac Darty mette a disposizione la competenza omnicanale, che oggi conta 24 milioni di visitatori unici mensili sui suoi siti web, mentre Ceva offre la sua rete ai suoi assetti per la logistica e la piattaforma di adempimento Shipware. E due società prevedono che nei prossimi 5 anni Weaven potrebbe generare un fatturato superiore a 200 milioni di euro, con margine operativa a doppia cifra. La nuova società sarà partecipata alla pari da Ceva e da Fnac Darty e dovrebbe diventare operativa nel 2024. Con oltre 1 miliardo di righe d'ordine nel 2022, l'e-commerce è diventato una parte centrale della nostra attività di competenza logistica, dichiara Matthew Friedwer, CEO di Ceva Logistico. Collaborando con un leader del settore come Fnac Darty, riconosciuto per la qualità del suo servizio ai consumatori, possiamo creare una soluzione che benefici delle migliori tecnologie e sia in grado di sostenere la crescita del mercato, soddisfacendo le esigenze dei venditori di e-commerce in termini di efficienza, accessibilità, trasparenza e visibilità. www.trasporteuropa.it